Salve a tutti, siamo qua già in camera a Sarzana e ottimo posto. Da questa porta si può entrare in questa camera. Due letti ovviamente, sono con mia mamma questa volta. Due quadri, uno specchio molto interessante, cose mie, una ciabatta. Domani si inizia la gara, si inizia intorno sempre alle 9, 9 e mezza. Mi sono messo la felpa, adesso andiamo in pizzeria. Ovviamente come ogni gara io mangio la pizza abbastanza spesso. Adesso c'è il 2x2, questo è il badge. Tra l'altro, prima volta dopo il Covid che siamo con la zona partecipanti. Salutate, saluta! Insomma, si inizia la giornata con il 2x2. Molti lock-up, corner twist, pick-up sbagliati. E comunque ho fatto 3, non si sa come. Poi questa è la solve migliore, però insomma, neanche sub 3. Abbiamo qui un 13x13 di topo storto che pesa più di me stesso. Ho baciato il clock di Narbone e adesso sicuramente farò. Adesso farò sub 8 di media e sub 7 singolo. E poi si inizia anche il 3x3. Mi ricordo, lo cappavo un botto. Eri così. Ah, oddio. Quindi eri proprio limite. Allora, ho fatto schifo. Mi tremavo le mani, lo cappavo come non so cosa. Still sub 10 di media, quindi si gode. 8.32, nice. Però ho fatto schifo. Il 2x2 poteva andare meglio, ho iniziato bene. E poi DNF, ovviamente. Nice. Piove, però è abbastanza nice. Dopo il buonissimo pranzo facciamo un giretto per le vie di Sarzana. No, ok, me lo sto inventando. Stiamo solo tornando alla venue, però non mette a fuoco. E poi c'è stato il primo round di 4x4 e ha iniziato bene con un 37 che sembrava sopra i 40, però vabbè. E poi mi serviva un 43 per fare sub 40 di media e comunque PB in gara. E niente, ho fatto 46 all'ultima. E dopo è successa una cosa incredibile, abbastanza inspiegabile. È il secondo round del 3x3 e inizio molto bene con un PB singolo di 7.23. Quello vecchio era 7.95. Sì. Qua sentite già la mia felicità per questo tempo. Poi una solve che non saprei spiegare in realtà, perché inizio con questa pausa gigante. Insomma, robe a caso, faccio due OLL, oh. Il secondo mi viene un corner twist e PLL skip. Un più due, no, no, ecco, ancora più brutta la situazione. Però lock up qua, però, cioè, non so cosa è successo esattamente, qua un altro sabotto. E poi qua, in molti sanno di questo bel tempo, come potete vedere. Ho già messo il video su YouTube, questo 6.99, il mio PB in gara. E poi arriva la finale 2x2 in cui inizio male, ma non me ne fregava. Poi un altro tempo bruttino, 3.77. Poi una bella spammata, 2.65. E il mio PB in gara, 2.05. E poi l'ho ribattuto con il mio primo sub 2. E nella finale 4x4 sono andato abbastanza male, anche se ho fatto una media di 11 centesimi più veloce del primo round. Ho comunque avuto un singolo migliore di 39, che è proprio brutta come cosa, pensavo meglio. Si arriva in finale 3x3.
qui ho fatto un ottimo set. Nice. Però nei 9 ho lockappato. Qua ho fatto una pausa gigante. Ho recuperato 9-14 e questa è la solve migliore. Anche qua l'ho cappata. Sempre viperm comunque. 3x3, terzo classificato, Giacomo Daniele Corò. È finita la comp e sono arrivato terzo, il primo degli italiani tra l'altro, nice. E qui c'è un Dario Selvaggio, la mia comp preferita, ogni volta diventa la mia preferita. Ciao.